Oggi faremo un DIY. In particolare vi insegnerò come fare la tazza con il gramo tratta dal terzo libro di Harry Potter. Perciò ora vi lascio al video, buona visione e ci vediamo alla fine. Ciao a tutti! Oggi proveremo a fare un bellissimo DIY a tema Harry Potter. Per la precisione faremo la Grim Mug, tratta dal terzo libro, dove Harry vede nei fondi del tè il gramo. E sì, è la prima volta che lo faccio e ho il terrore che non venga, oppure venga una cosa inguardabile e terribile, ma vabbè, proviamo e vediamo come viene. Per fare la tazza vi servirà una tazza da tè e un pennarello per porcellane. Io ho comprato questo qui da Brico, è apposito per le porcellane e poi dovrà rimanere ad asciugare per 4 ore, c'è scritto su questo coso, e poi in forno a 160 gradi per 30 minuti, quindi boh, insomma, proveremo. Per disegnare il gramo io sto guardando sul telefono un'immagine dal film, così per avere un'idea di che cosa fare, ma potete usare qualsiasi cosa, ho cercato anche su internet, ho trovato una foto su Pinterest di un'altra persona che probabilmente se l'è fatta, perciò magari vi lascio il link alla foto o la foto così potete avere un'idea sul come fare. Se trovo il link ad Amazon di questo pennarello vi lascio anche questo, altrimenti lo trovate tranquillamente in ogni Brico o in ogni negozio di fai da te. Ho anche un pannetto per asciugare il pennarello perché ho visto che ogni tanto straborda di colore. Ogni tot dovrò asciugarlo, per esempio adesso. Perfetto, cominciamo l'avventura. È semplicemente la forma di un cane e io sono piuttosto imbranata, perciò proverò senza fare danni. Oh mio Dio, che paura! Ok, via. Dopo aver finito di fare quella cosa con il pennarello, ho trovato un pochino di difficoltà, visto che ho preso quello a punta media, vi consiglio magari di prendere anche quello a punta fina per fare dei puntini un pochino più fatti bene. Però per ora questo è il risultato finale e sinceramente mi piace molto. Ora la lascio asciugare per 4 ore e poi vedremo com'è il risultato finale. Ed ecco come viene alla fine. L'ho lasciata asciugare per 4 ore, poi l'ho messa in forno per mezz'ora a 160 gradi, come da istruzioni del pennarello. Ed ecco qui il risultato finale. L'ho già usata per bere il tè. È piuttosto rigido, non si è rovinata la tazza, si sentono i puntini.
però è veramente molto molto carina e per addobbare la libreria e rimanere lì vicino ai libri di Harry Potter è molto molto carina. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, commentate qui sotto con quello che ne pensate, se vi è piaciuta oppure avreste fatto in modo diverso. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!